buongiorno mondo. Questa mattina i preparativi sono andati un po' a rilento, più del solito, perché ci sono 5 gradi e quindi ero un po' congelato, me la sono presa comoda. Sono le 8:10, anzi 8:30 ormai adesso che sono partito. E niente ragazzi, oggi mi tocca fare i 10 km di salita che ho lasciato ieri sera come al solito. Preferisco pedalare in salita la mattina piuttosto che la sera. E quindi gambe in spalla e pedalare. Questi primi 4 km di salite all'8%, guardate qua e guardate là, mi hanno già fatto digerire la colazione col tè, coi biscotti e anche il pranzo di oggi che ancora devo fare. Ho già digerito tutto, ma si pedala e si va avanti. Quanto vorrei essere già in discesa come lui. E come ho fatto scrivere sul cappellino, non è vero che dopo la curva spiana. Ta-da! Dopo la curva aumenta 15%. Pedala Giappino, pedala. Un piccolo pezzo di piano e semi discesa prima di fare l'ultima rampa e poi ho finito le salite difficili per oggi. Speriamo, almeno così credo. Da Komoot ho questi dati qua. E da quando sono partito ho pedalato solamente 10 km e 400 metri, ma in questi 10 km e 400 metri ho già fatto 422 metri di dislivello positivo e solamente 50 metri di dislivello negativo. Quindi penso di essermi meritato una pausa prima della discesa, una pausa mela. Tra l'altro sono le mele che ho raccolto da un albero selvatico che hanno qualche vermiciattolo, quindi riesco anche a reintegrare qualche proteina. Le salite non sono finite, siamo di nuovo al 9%. Komoot maledetto che mi ha illuso, mannaggia. Pedala Giappino, pedala. Uff, guardala lì, porca miseria. Dai, che forse è la volta buona che sono finite. Ah, dai, dai. Oppe, ci siamo. E butta giù le marce e inizia a spingere. Dai Giappino, dai. Poco dopo l'inizio della discesa, appena passato quel piccolo valico, la vegetazione è cambiata, ci sono molti più aghi fogli e col vento che c'è oggi si sente proprio nell'aria quel profumo che di solito senti, che ne so, nelle pinete marittime lungo le coste toscane o in quelle zone lì. È davvero piacevole. Fa caldo, ma tengo l'antivento, sotto sono solo in maglietta perché comunque in discesa con l'aria e sudato come sono non va bene. Perciò scendo, mi mancano 5-6 km di discesa, poi tutta pianura. Non servono parole. Ho fame. 2 hours later. Ragazzi, ho fatto una cagata enorme. Mi vedete che sono senza casco? Ecco, mi ero fermato a un cimitero dove c'era una fontanella, ho ricaricato le borracce e già che c'ero mi ero lavato la testa e ho poggiato il casco sulla fontanella. Sono ripartito
e mica mi sono accorto di non essermi rimesso il casco. Sono talmente abituato a non toglierlo mai e me ne sono accorto dopo 5 chilometri. Adesso sto tornando indietro a manetta, sperando che nessuno me l'abbia rubato, ma non credo, è dentro un cimitero. L'unica cosa che oggi praticamente ho aggiunto 10 km alla mia tappa, in più li sto cercando di fare ai 27 all'ora per andare il prima possibile. Mi mancano ancora penso un paio di chilometri e ci sono. Speriamo ragazzi, speriamo. Che testa che ho, cazzarola. Per fortuna l'ho già visto, è ancora lì. Mannaggia, mannaggia la testa che ho. Almeno c'è ancora. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. E per fortuna l'ho ritrovato ed era ancora lì. Così ho dovuto aggiungere solo 10 km alla tappa di oggi e non anche 100 euro nel budget odierno tra casco, luce e attacco della GoPro. È andata bene, dai. Chi non ha testa usi le gambe, dicevano i saggi di una volta, e io ho dovuto usarle per tornare indietro. Pedala Giappino, pedala. 150 metri e sono di nuovo in Italia, purtroppo. Ed eccomi al mio quinto confine attraversato in 27 giorni di pedalate. Non è il confine che avrei voluto superare come quinto, perché ne avrei dovuti fare almeno altri 4 prima di rientrare a casa, ma come vi ho detto un po' di problemi mi costringono a rientrare con ben 2 mesi di anticipo, quindi ragazzi cerco di trattenermi, ma sono davvero davvero triste, un po' nervoso, un po' incazzato. Ma va così, gli eventi della vita vanno così, sono beffardi e si prende un gioco di noi ogni volta che possono. Quindi Gorizia, Italia, si rientra e poi a casa. Ciao. Gorizia, nel senso, non so se è causa del fatto che sia arrivato un giovedì di inizio settembre alle 3 del pomeriggio, me l'ho trovata abbastanza morta, sembrava un po' Vercelli, senza nessuno in giro, molti negozi chiusi, molti locali chiusi, non lo so, e quindi non l'ho capita, sarebbe da ritornarci e vederle in altri momenti, in altri orari. E ora sto uscendo per vie secondarie e ho intenzione di passare da Gradisca di Sonzo andando in direzione Palmanova, che Palmanova, la città fortificata che volevo vedere da un sacco di tempo, visto che sono qua in zona, passo di lì prima di andare poi sulla costa verso Grado. Aspetta che guardo la strada di qua, sterrata. La sosta a Romans di Sonzo, sono un po' bollito e mi sono preso una coppa di gelato gigante, quindi mi rinfresco e vado a cercare dove bivaccare. A dopo. Ragazzi, dovesse capitarvi di passare da Romans di Sonzo, vi consiglio vivamente di passare al bar Gelateria Tiffany. La proprietaria è gentilissima e gli avventori anche super simpatici tutti, almeno io sono stato fortunato a trovare tutti simpatici, e niente, passate a trovarli e ditegli che vi manda il Giappino. Questa sera la ricerca di un campo per bivaccare è stata molto più fortunata di ieri sera. Appena venuto via dal bar, 5 minuti, ho già trovato questa sistemazione
Poco più avanti c'è un altro campo che è ancora più bello, ma è tutto rasato, sembra comunque di proprietà, perciò forse è meglio non mettersi, anche se sarebbe abbastanza tranquillo perché è lontano veramente da qualsiasi strada principale. C'è solo una stradina che arriva da lì e c'è un ponticciolo fatto con una scala. Il problema è che è strapieno di zanzare, strapieno. Però non si può voler tutto della vita, quindi ora faccio un po' di manutenzione alla bici, mangio, monto la tenda e dormo. Buonasera a tutti.